Ragazzi, tenetevi forte. La bistecca del rifugio della bistecca vi arriverà così. Sottovuoto, brandizzata, con tutte le specifiche e la carta d'identità. Poi, signori, siete pronti? Ve la aprite, ve la schiaffate in griglia e si vede un po' di manico, signori. E diventa questa carne qua. Con un grasso giallo da far spavento. Noi ovviamente l'abbiamo cotta al sangue, ma perché ci piace il sangue, se volete ragazzi ve la potete cuocere di più. E se magari ne ordinate due, guardate che spettacolo meraviglioso vi aspetta. Signori, io ve lo dico, queste bistecche qua in Italia le trovate solo qui al rifugio della bistecca, grazie, sapete a chi è? A quel signore là, Cristian. Beh, noi signori ce le andiamo a mangiare, ciao! Amici di Braciami Ancora, se c'è una cosa che ho imparato da questa pandemia è che nei confronti del lavoro, ma nei confronti della vita, bisogna avere un approccio agile, perché le certezze del lunedì possono essere cancellate dal DPCM del martedì, quindi ci sono troppe incertezze, motivo per il quale ragazzi ho deciso di intraprendere una serie di viaggi per scoprire, imparare e prendere spunto da persone che fanno dei lavori particolari, sempre ovviamente ragazzi inerenti al nostro meraviglioso mondo carnivoro. Oggi sono al rifugio della bistecca, mi trovo a Camerana, provincia di Cuneo, sono nelle Langhe in Piemonte, una zona spettacolare, e per un'intera giornata affiancherò Cristian, che è il proprietario, perché imparerò a vendere carne online. Faremo delle spedizioni, starò tutto il giorno con lui. E Cristian e il rifugio della bistecca sono specializzati in vacca vecchia piemontese, che è una delle eccellenze gastronomiche più interessanti d'Italia. E io venni qua un anno fa per fare un confronto fra il bue grasso e la vacca vecchia piemontese e rimasi piacevolmente sorpreso dall'intensità e dalla maestosità di quella carne. Ebbene, oggi questa carne la spediamo in tutta Italia. Ecco ragazzi, andiamo, che c'è Cristian che ci sta aspettando. Ciao, bello, ragazzi. Ciao. Ciao Michele. Sei stato costretto a chiudere i battenti, però non ti sei perso d'animo e hai reagito. Che ti sei organizzato? Facciamo le spedizioni, ci siamo un po' organizzati con un sito, chiamiamolo un catalogo online, dove mandiamo le nostre proposte. Abbiamo iniziato nello scorso lockdown con le bistecche, con i tagli classici da griglia, quindi una selezione di carni a partire dalla bistecca con l'osso, passando per il diaframma, il ragnolino, il tomahawk, che è comunque sempre una bistecca con l'osso. In questo qua abbiamo tirato fuori delle novità, quindi iniziamo a fare il bollito, facciamo la picagna precotta, ci sono tante cose nuove, facciamo la trippa, quindi cerchiamo di dare un servizio un po' più aperto, non solo a quello che è la griglia. Cristian, allora oggi sono uno dei vostri. Andiamo dove? In laboratorio? Sì, andiamo in laboratorio. Perfetto. E si inizia da lì. Benissimo, allora dai, mi metto il tempo a questo, così andiamo, vai. Vestito, sono vestito a norma, giusto? Sì. Con questa, perfetto, andiamo. Qui abbiamo una cella che mantiene la temperatura a 12 gradi e qua abbiamo il nostro cavò. Qui all'interno abbiamo le nostre lombate di vacca vecchia piemontese, come potete vedere questa qua ad esempio è una 2005, quindi nata nel 2005. Ragazzi, lo sapete che sono un fanatico della vacca vecchia spagnola, ma ogni volta che vengo qua a Camerana scopro la vacca vecchia italiana. Ce l'abbiamo anche noi ragazzi, ce l'abbiamo anche noi la vacca vecchia. Questo signore qua la spedisce in tutta Italia. Prendiamo la lombata e la portiamo in laboratorio. Mario, ed è l'aiutante, ciao, come stai? Tutto bene. Bene. Mi piace. Guardate. Primo trucchetto ragazzi, prendete nota. Cristian, perché mettevi il dito dentro la carne? Quella di mettere il dito dentro la carne è una delle malizie per selezionare la carne. Il risultato deve essere questo: dal momento in cui io vado a schiacciare all'interno della bistecca la carne, quando io schiaccio il buco deve rimanere, questo non deve fare né sangue e né acqua. Come potete vedere in questa carne, se io schiaccio il buco rimane così. Se nella mia carne andassi a schiacciare e la carne tornasse indietro,
vorrebbe dire che sarebbe una carne elastica, cioè una carne poi dura alla masticazione. Un chilo 4,64. Prima cosa che ho imparato, ragazzi, se uno vuole iniziare a vendere la carne online, è che le bistecche si tagliano con la sega. Lo so che a qualcuno di voi potrà non piacere la cosa, perché oggettivamente è poco romantica, la mannaia è sicuramente più romantica, ma signori cari, la sega serve per farvi arrivare la bistecca integra a casa. La bistecca deve essere tagliata giusta, andiamo ad aggiustare gli angoli, andiamo a fare gli angoli non a punta, perché sennò bucherebbero il sottovuoto. Io non so a chi andrà questa sontuosa bistecca di vacca vecchia piemontese, ma chiunque tu sia, sei un gran privilegiato, bravo! Ho abbandonato Mario nel laboratorio mentre sta mettendo sottovuoto le bistecche per venire qui al punto griglia, dove Christian sta grigliando delle picagne, sempre picagne di vacca vecchia, perché fa una precottura di picagna e poi ve le spedisce a casa, e voi una volta arrivato il meat box le rigenerate in qualche minuto e avete una picagna di vacca vecchia che, a quanto sto annusando, mi sembra qualcosa di strepitoso, di libidinoso, diciamo, va anche un po' contromano rispetto alla nostra filosofia di brace espressa, però è un approccio questo che va considerato e va approfondito. Sono estremamente curioso. Ora andiamo a togliere quello che è la parte che magari è bruciacchiata, quindi vediamo che le nostre fibre sono così, e noi a questo punto andiamo a fare il taglio in questa maniera. Ma non è cruda così, Cri? Sì, è cruda ancora. Ah, è cruda, ok. E questa è la prima lavorazione, quindi cottura un'ora, fuoco lento, praticamente sì che le fibre della carne si rilassino col calore della griglia. Questo è l'olio, una bella parte di olio. Così è come vi arriva la picagna a casa. Guardatela un po', vedete, Christian l'ha messa sotto vuoto, meravigliosa. Basterà scottarla un minuto. Un minuto per lato, un minuto e mezzo, la pentola calda, un minuto per lato. E verrà il risultato è questo. Vediamo un po'. Madonna mia. Oddio, io mi emoziono. Madonna quanto cazzo è buona! Madonna quanto cazzo è buona, ragazzi! Madonna! È una cosa da sturbo! E mortacci quanto cavolo è buona sta carne! Bravo, che mortacci, buona ragazzi! Queste che sono? Quella è la salsiccia di Desi, la salsiccia da grigliare di vacca vecchia piemontese. Salsiccia di vacca vecchia piemontese. L'asado condito. Asado condito? Sempre di vacca vecchia piemontese. Assolutamente. La turgia, la salsiccia stagionata 30 giorni. Fantastico. Qui abbiamo il filetto di spalla, il falso filetto, vacca mamma vecchia mia piemontese. Poi il ragnolino, lo spider stick. E la picagna, fantastica. Tutta questa roba va a cuneo, al a nostro cuneo qua dentro, vai. Andiamo, andiamo, facciamo il passo. Wow.
qual è l'aspetto più complicato di questa vendita della carne online? E sicuramente la cosa più difficile che c'è è quella di riuscire a stare concentrato tra una telefonata e l'altra. Più che altro è mantenere la concentrazione tra le mille telefonate, i mille ordini e la creazione del pacco, perché poi non si scappa, lo dobbiamo fare a mano sto pacco. Assolutamente. Va fatto a mano, ci devi stare appresso. Assolutamente. Stiamo portando tutti i pacchi al un centro dove vengono raccolti e poi smistati, giusto? Esatto, perché se le portiamo, se li diamo al mattino al corriere che passa da noi, deve portarli in un altro deposito e così via, diventa una problematica. Quindi preferisci portarli alle 5 di pomeriggio in questo centro di smistamento anziché far venire il corriere direttamente al rifugio della bistecca. Esattamente. Così risparmi sicuro minimo 12 ore. Minimo 12 ore perché se ne stanno in cella. Questo è un ulteriore impegno per voi. Certo, sicuramente. Cristian, scusami, questa bistecca era di una vacca, quanto aveva? 15 anni. 15 anni, signori, mi sto mangiando un pezzetto di una C-Bone di una vacca vecchia piemontese di 15 anni. È di un'intensità, ragazzi, unica, di un sapore, di una profondità, di una complessità, è qualcosa di unico. Che mi fa urlare convintamente, mortacci, quanto è buona la vacca vecchia piemontese. Qualcosa di unico. Bene ragazzi, il video termina qui. Come avete visto, vendere carne online è un lavoro che richiede una certa organizzazione, non si può improvvisare molto facilmente. Del servizio che eroga il rifugio della bistecca mi è piaciuto, oltre ovviamente al livello super top della carne, il fatto che ogni meat box sia realizzato da Cristian in persona, insomma una garanzia. In descrizione vi lascio il link per l'acquisto della sua strepitosa carne. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ci vediamo al prossimo video.